Un cane andò in cucina e si accostò al fornello. Allora col coltello il cuoco lo sgozzò. Ci ho visto gli altri cani, scavarono una fossa. Ci ho visto gli altri cani, scavarono una fossa e sulla terra smossa vi scrissero così. Un cane andò in cucina e si accostò al fornello, allora col coltello il cuoco lo sgozzò. Ci ho visto gli altri cani, scavarono una fossa. Ci ho visto gli altri cani, scavarono una fossa. Ci ho visto gli altri cani, scavarono una fossa. Scavarono una fossa. Ah, sei di nuovo qui! Lascia che t'abbracci! Non mi toccare! Vuoi che me ne vada? E Gugu! Ma chi ti ha picchiato? Non mi toccare, non dirmi niente, non domandarmi niente. Resta con me. E che, t'ho mai lasciato? M'hai lasciato andar via. Guardami! Guardami, ti dico! Che giornata! Chi ti ha conciato così? Racconta. Anche questo giorno è passato. Non ancora. Per me è passato. Qualsiasi cosa succeda. Poco fa stavi cantando. Ti ho sentito. È vero, me ne ricordo. Mi ha fatto star male. Ho pensato, è rimasto solo. Mi crede andato via per sempre e lui canta. All'umore non si comanda. È tutto il giorno che mi sento in gran forma. Non mi sono alzato neanche una volta stanotte. Lo vedi? Anche quando pisci, stai meglio quando io non ci sono. No, sentivo la tua mancanza, ma nello stesso tempo ero contento. Strano, no? Contento? Forse non è la parola giusta. E adesso? Adesso? Rieccoti qui! Rieccoci qui. Rieccomi qui. Lo vedi? Stai peggio quando ci sono io. E anch'io mi sento meglio senza di te. E allora che sei venuto a fare qui? Non lo so. Ma lo so io, lo so. Perché tu sei incapace di difenderti. Io non ti avrei lasciato picchiare. Non avresti potuto impedire. E perché? Erano in 10. No, voglio dire che io ti avrei impedito di metterti nelle condizioni di prendere tutte quelle botte. Ma io non facevo niente. No, e allora perché t'hanno picchiato? Non lo so. No, Gogo, senti, ci sono certe cose che a te sfuggono e che invece non sfuggono a me. Te ne sarei accorto anche tu. Ma io non facevo niente. Sara, ma c'è modo e modo quando uno tiene la pelle. Comunque, tu sei tornato e io ne sono contentissimo. Erano in 10. E anche tu dovresti essere contento in verità. Anch'io? Contento. E siamo contenti. E adesso che facciamo che siamo contenti? Aspettiamo Godot. Già, è vero. Qualcosa è cambiato qui da ieri. E se non venisse? E vedremo il da farsi. Ti dico che qualcosa è cambiato qui. Guarda l'albero, per esempio. Guarda l'albero! Ieri non c'era. Ma sì che c'era, non ti ricordi? Ci è mancato un pelo che non ci si impiccasse. Sì, giusto, che non ci si impiccasse. Non ti ricordi? Te lo sei sognato. Ma possibile che tu dimentichi tutto? Io sono fatto così, o dimentico subito o non dimentico più. E Lachi e Pozzo? Pozzo e Lachi. Li hai dimenticati? Beh, ricordo un energumeno che mi ha dato dei calci e poi ha cominciato a fare lo scemo. Era Lachi! Ecco, questo me lo ricordo. Ma quando è successo? Ma quello che lo tirava con la corda? Non ti ricordi di lui? Quello che lo tirava mi ha dato dei calci. Quello? No. Yoshi! Ah, beh, Yoshi! È Pozzo che te li ha dati! Ah, non lo so però,
Ah, Dio, ma dimentichi sempre tutto. Io non mi dimentico mai, ecco. E poi non mi ritrovo. Ho trascinato tutta la vita in un deserto e tu mi parli di sfumature. Ma guardati attorno, che schifo la mia vita. Io non ne sono mai uscito. Oh, calma, calma. E tu non venirmi a parlare dei tuoi paesaggi. Parlami del sottosuolo. Oh, è difficile vivere con te, Gogo. Sarebbe meglio lasciarci. Dici sempre così e ogni volta ritorni. Per fare le cose per bene sarebbe meglio ammazzarmi come quell'altro. Quale altro? Quale altro? Come milioni di altri. Ciascuno con la sua piccola croce, durante il piccolo oggi e il breve domani. Ecco, sì, mentre aspettiamo, facciamo un po' di conversazione senza montarci la testa dal momento che siamo incapaci di stare qui. È vero, siamo inesauribili. Lo facciamo per non pensare. Abbiamo delle attenuanti. Lo facciamo per non sentire. Abbiamo le nostre ragioni. Tutte le voci morte. Che fanno un rumore di piume. Di foglie. Di sabbia. Di foglie. Parlano tutte nello stesso tempo. Ciascuna per conto proprio. Direi piuttosto che vi sbigliano, che mormorano, che sussurrano. Che mormorano. Che cosa dicono? Parlano della loro vita. Non si accontentano d'aver vissuto. Bisogna che ne parlino. Non si accontentano d'essere morti. Non basta. E fanno come un rumore d'ali. Di foglie. Di ceneri. Di foglie. Di qualcosa. Sto cercando. Di qualsiasi cosa. Cosa facciamo adesso? Aspettiamo Godot. Già, è vero. Cos'è che dicevo? Ah no, bisognerebbe ricominciare di là. Di là dove? Dall'inizio. Dall'inizio di che? Questa sera. Io dicevo... dicevo... No, tu mi chiedi no. Aspetta. Ci siamo abbracciati. Eravamo contenti. Contenti. E... cosa facciamo adesso che siamo contenti? Si aspetta... Oddio, vediamo, ci sono quasi, eh? Che facciamo adesso che siamo contenti? Si aspetta... vediamo se... L'albero! L'albero? Non ti ricordi? Io sono stanco. E guardalo! Ma non ha niente di speciale! Ma ieri era tutto scheletrito! Oggi è coperto di foglie. Di foglie? Sarà arrivata la primavera. Ma è in una sola sera. Sarà arrivata la primavera. Senti, ieri sera non eravamo qua. Tu te lo sei sognato. E dove eravamo secondo te? Da un'altra parte, in un altro scompartimento. Non è il vuoto che ci manca. Va bene, ieri non eravamo qui. Ora raccontami. Cosa abbiamo fatto ieri sera? Cosa abbiamo fatto? Cerca di ricordarlo. Abbiamo chiacchierato. A proposito di che? Ora mi ricordo. Abbiamo chiacchierato di questo, di quell'altro. È mezzo secolo che non facciamo altro. Ma non ti ricordi di nessun fatto, nessuna circostanza? Non tormentarmi, Didì. E Pozzo e Lachi? Pozzo e Lachi. E il sole e la luna? Ma ci saranno stati come al solito. Ma non ti ricordi niente di insolito? Ma ahimè. Pozzo! Pozzo, quello che mi ha dato... Gli osci! Sembravano liste. Era Pozzo. E quell'altro? Ah, sì. La pedata? Sì, ho preso una pedata. Ora me lo ricordo, ho preso dei calci. Era Lachi che te li ha dati. Ed è successo ieri tutto questo. Fammi vedere la gamba. Quale? Tutte e due. Tira sui pantaloni. No, non posso. No, l'altra.
No, l'altro ti dico. La vedi la piaga che si sta infettando? E con questo? Dove hai messo le scarpe? Le ho gettate via. Quando? Non lo so. Perché? Non ricordo. No, dico perché le hai buttate. Mi facevano male. Guardale là. Nel preciso posto dove le hai lasciate ieri sera. Ma queste non sono le mie. Non sono le tue. Ma no, le mie erano nere. Queste sono gialle. Ma sei sicuro che le tue erano nere? Insomma, erano grigie. E queste sono gialle, fa vedere. Beh, sono verdastre. Queste due. Queste sono tutte... Ah! Ho capito, comincio a capire. Queste sono tutte... È semplice come la vicina. Ieri è passato qualcuno che si è preso le tue e ha lasciato le sue. E perché? Perché le sue gli facevano male. Ma le mie erano troppo strette. Per te, per lui no. Senti, sono stanco, andiamo via. Non si può. Perché? Aspettiamo Godot. Ma già, è vero. E se le provassi? Ho provato tutto. No, voglio dire le scarpe. Credi? Farà passare il tempo. Sarà una bella diversione. Distensione. Distrazione. Distensione. Avanti, proviamo. Mi aiuti? Sicuro. Non ti lasciamo mica male e te. Abbiamo sempre qualcosa davvero di per darci l'impressione di esistere. Ma sì, sì, siamo dei maghi, ma non ci lasciamo distogliere dalle nostre proposizioni. Avanti, prova. No, l'altra. Più in alto, più in alto il piede, porco. Ecco, prova. Beh, sembra che vada. Ah, beh, adesso la lanciamo. No! Niente lacci, eh. Hai torto. Proviamo l'altra. Prova a camminare. Come vanno? Anche questa va bene. Ah, allora le tieni. Beh, devo aspettare un po', perché sono un po' troppo grandi. Beh, avrai un paio di calzini un giorno o l'altro. È vero, è vero. Allora ritieni. Senti, piantiamola di parlare di scarpe. Sì, piantiamola. Potrei anche sedermi. Ieri eri seduto lì. Se potessi dormire. Ieri hai dormito lì. Ora ci provo. Aspetta. Ninna, ninna, no, 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 non così forte. Piano, piano. Ninna, ninna, nanna, 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 ninna, 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 nanna. No, sono qua io. Non avevo... Stavo cadendo. No, no. Ero su un albero. Non ci pensare più, non ero, ci pensare. Ero su. Sono qua io. Sono cadendo, qua. Stavo. No, zitto. Stavo cadendo. No, zitto, zitto, non parlare più. Camminiamo un po'? Sì. Vuoi camminare? Sì. Basta. Sono stanco. Preferisci startene lì senza far niente? Sì! Come credi? Andiamo via. Non si può. Perché? Aspettiamo Godot. Ci vuoi stare un po' tempo? Ma ho freddo! Siamo venuti troppo presto. Al cadere della notte come sempre. Ma la notte non cade. Verrà, cadrà tutto ad un tratto e come io. Così sarà giorno. E noi ce ne potremo andare. E poi sarà ancora notte. Piovare, piovare. E piantala con i tuoi lamenti. Sai cosa ti dico? Mi hai rotto le scatole con i tuoi piagnistei. Io me ne vado. Tutto. Addio. Il cappello di Lucky. Oddio, è un'ora che sono qua e ancora non l'avevo visto. Ma allora, è questo il posto, giusto? Non avevo sbagliato. Allora siamo salvati. Doveva essere un bel cappello una volta. Tieni. Cosa? Tieni questo.
Come sto? Non lo so. No, voglio dire, come mi trovi? Orrendo. Non più del solito. Tale quale. E allora lo tengo. Giochiamo? A cosa? Si potrebbe giocare a Puzzo e Lucky. Mai saputo, eh? Allora, io farò Lucky. E tu, Puzzo. E cosa devo fare? Insultami. Porco! Schifoso! Più forte! Maiale! Schifoso! No, dimmi di pensare. Come? Di pensa, maiale! Pensa, maiale! No, non ci riesco! Basta, su, basta! Dimmi di ballare! Basta, io me ne vado! Dimmi di ballare! Basta! Balla, porco! Sono maledetto. Sei andato lontano. Credevo fossi partito per sempre. Fino al limite del pendio. Stanno arrivando. Chi? Non lo so. E quanti sono? Non lo so. Ma ecco tu! Gogo! Ecco tu! Siamo salvati. Vieni, andiamogli incontro. Gogo, torna indietro. Gogo! Eccoti qua un'altra volta. Sono tornato. Sei andato lontano. È fino al limite del pendio. Siamo su un altopiano, basta guardarsi intorno. Vengono anche da quella parte! Siamo circondati! Ma no, subito! Non c'è via d'uscita di là! Di là! Scappa di là! Sì. Non ti va, No! C'è da capirlo. Allora, aspetta, vediamo. Non ti resta che scomparire. E dove? 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 Dietro l'albero, sì. Presto, dietro l'albero. Sì. Non ti muovere! Ma sei pazzo! Ho perduto la testa. Scusami. Ora ti faccio vedere. Vatti a piazzare là. Tieni gli occhi che ne perdi, eh? Non ti muovere. Schiena contro schiena, come ai vecchi tempi, eh? Non vedi venire nessuno? Come? Non vedi venire nessuno? No! E io nemmeno! Devi esserti sbagliato! Come? Devi esserti sbagliato! E non gridare! Io non... Prego, prego. No, di tu pure. Alza. Se ti ho interrotta. E non facciamo complimenti. E non fare il testardo. Finisci la tua frase. E finisci la tua, ti dico. Via! Ecco, bene, insultiamoci un po', eh. Allora, maiale. Cretino. Schifoso. Porco. Mascalzone. Disgraziato. Facciamo la pace ora, Gogo. Didi. Qua la mano. Eccola. Vieni fra le mie braccia. Le tue braccia? Qua, sul mio petto. E va bene. Come passa il tempo quando ci si diverte, eh? Adesso che facciamo? Mentre si aspetta. Mentre si aspetta? Sì. Facciamo i nostri esercizi. No, sono stanco, no, basta. No, dai, solo l'albero, per l'equilibrio. Fammi vedere l'albero. Si fa? Fammi. Dio mi vede secondo te? Bisogna chiudere gli occhi. Dio, abbi pietà di me! E di me no! Di me, di me! Dio, abbi pietà! Aiuto! Arrivano allora, finalmente dei rinforzi! Aiuto! Ecco tu! Cominciavamo a mollare,
E invece ecco, così la fine della serata è assicurata. Aiuto! Chiedo aiuto! Non siamo più soli ad aspettare la notte, ad aspettare Godot, ad aspettare. Abbiamo operato tutta la sera senza aiuto, adesso è finito, siamo già a domani. Aiuto! Già sento che il tempo scorre in tutt'altro modo. Il sole tramonterà, la luna si alzerà e noi ce ne andremo di qui. Pietà! Povero Pozzo! Lo sapevo che era lui! Chi? Godot! Ma non è mica Godot? Non è Godot? Non è Godot! E chi è allora? È Pozzo! Sono io! Tiratemi su! Non ce la fa a tirarsi su! Andiamo via! Andiamo via! Ma sì, potrebbe anche avere degli altri ossi per te! Degli ossi? Sì! Ma... era lui? Sì, lui! Domandagli! No, ma prima non gli possiamo dare una mano. A far cosa? A tirarsi su. Non può tirarsi su? Lui vorrebbe tirarsi su. E che si tiri su? Ma non può! E cos'ha? E che ne so! Senti, se prima gli chiedessimo gli ossi e poi se non ce li dà, lo lasciamo lì dov'è. Vorresti dire che è nelle nostre mani? Sì! E che dovremmo mettere delle condizioni ai nostri servizi? Sì! È un'idea intelligente! Ma... c'è una cosa che mi fa paura. Cosa? Che Lucky ci salti addosso all'improvviso e siamo fregati. Lucky? Ma come? È quello che ti ha caricato ieri. Ma no, ti dico che erano indietro. Ma no, prima, quello che ti ha dato i calci. Ma c'è anche lui. Eccolo là, guarda, adesso è inerte, ma... può saltare su da un momento all'altro. Senti, e se gli dessimo una bella lezione noi due insieme? Tum, tum. Vorresti dire saltargli addosso, sì, mentre dorme? Sì. È un'ottima idea. Ma saremo capaci. E poi vede la mente addormentata. No. Piuttosto bisogna approfittare del fatto che Pozzo chiede aiuto per aiutarlo e puntare sulla sua gratitudine. Ma non chiede più niente. Perché non ha più speranza. Sarà, ma io no, penso... basta con le chiacchiere inutili. Facciamo qualcosa mentre si presenta l'occasione. Non capita mica tutti i giorni che qualcuno chiede il nostro aiuto. È vero che l'invocazione che abbiamo udita era rivolta all'intera umanità, ma qui, adesso, l'umanità siamo noi, ci piaccia o non ci piaccia. E allora, approfittiamone, rappresentiamo degnamente una volta tanto questa sporca razza in cui ci ha cacciati la sfortuna. Ma non è questo il punto. Non è questo il punto. Che stiamo a fare noi qui? Ecco quello che bisogna chiederci. E noi abbiamo la fortuna di saperlo. Sì, in questa immensa confusione una sola cosa è chiara. Noi attendiamo Godot. È vero! O che cada la notte! Noi siamo venuti all'appuntamento, punto e basta. Non siamo dei santi, ma siamo venuti all'appuntamento. Quanti uomini potrebbero dire lo stesso? Delle masse. Tu credi? Aiuto! Ma non è questo il punto. Perché il tempo è lungo e ci costringe a riempirlo di azioni che, come dire... a prima vista sembrano ragionevoli, ma le quali non siamo abituati. Tu dirai che è perché la nostra ragione non coglie a picco, d'accordo? Ma non sta già forse lavorando nella notte assoluta dei grandi abissi? È questo che per volta mi chiedo. Mi comprendi? Si nasce tutti pazzi, alcuni ci restano. Aiuto, mi darò del denaro! Quanto? 100 franchi! Non basta! Ma io non arrivo a tanto! A te sembra che basta? No, voglio dire che non arrivo ad affermare che non avevo la testa a posto venendo al mondo. Ma non è questo il punto. 200! Fra poco tutto svanirà e noi torneremo soli nel cuore delle solitudini. 200! E veniamo! Ma cosa vi succede a tutti quanti? Aiuto! Io me ne vado! No, Gogo, non abbandonarmi, mi uccideranno! Dove sono? Gogo! Soccorso! Aiuto! Io me ne vado! No,
dammi la mano prima, ce ne andremo insieme. Me lo prometti? Lo giuro. E non torneremo mai più. Mai. Ce ne andremo in Provenza, in Bretagna. Tutto dove vuoi. 300, 400. Ho sempre sognato di fare un giretto da quelle parti. E te lo farai, il tuo giretto. Chi è che ha scorreggiato? È stato Pozzo. Sono stato io. Pietà! Che schifo! No, dammi la mano, presto, presto. Io me ne vado. Oh. Io me ne vado! Ai fin dei conti, sarò pur capace di alzarmi in piedi da solo. Prima o poi. Cos'hai? Levati di qui. Resti qui. Per il momento. Ma dai, coraggio. Non occuparti di me. Alzati fretto. Su, non fare testardo, dammi la mano, su, in piedi, su, in piedi, dammi la mano. E tira! Aiuto! Oddio! Ma la vuoi piantare, tu? Oh, razza di impiastro, pensa solo a se stesso. Chi siete? No, no. Chi siete? Uomini! Oddio. Come si sta bene per terra? Sei capace di rialzarti? Non lo so. E prova. Dopo. Cosa è successo? Ma la vuoi piantare? Ma lo senti, chiede cos'è successo. Senti, se provassimo a dormire. Proviamo a dormire. Dai, non ci pensare, dormi. Pietà! Pietà! Che è stato? Cosa è successo? Ma è sempre quel porco di Pozzo. Ma dimmi di smetterlo, staccati la faccia. Ma pianta! Caraglia! Oh, carogna! È scappato? È caduto? Non è mica picchiato troppo forte? No, solo qualche pugno bendato. Non dovevi farlo! Ma l'hai voluto tu! È vero. Adesso cosa facciamo? E questo è il punto. Se provassimo ad alzarci? Si può sempre provare. Non è stato poi così difficile. Volere è il potere. Andiamo via. Non si può. Aiuto! Andiamo Godò. Ah già, è vero. Aiuto! E se gli dessimo una mano? A far cosa? Vorrebbe tirarsi su. Non può tirarsi su. No, vuole che noi l'aiutiamo a tirarsi su. E allora aiutiamolo, che si aspetta? Bisogna sorreggerlo! Bisogna che si riabitui alla posizione verticale. Come va? Chi siete? Non si ricorda? Io sono cieco! Ah, forse vede bene nel futuro. Ma da quando? Avevo una vista perfetta. Ma voi chi siete, amici? Amici? Ci chiede se siamo amici. Non sarete per caso dei briganti? Briganti? Abbiamo forse l'aria dei briganti. Ma sei cieco, poveretto. Ah, perbacco, è vero. Dice lui. Non mi lasciate. Ma neanche a pensare. Per il momento. Che ora è? Vediamo un po'. Le 7, le 8. Dipende dalla stagione. È sera? Sembra che stia risalendo il sole. Ah, impossibile. Forse si tratta dell'aurora. Ma non dire sciocchezze, l'Oriente è di là. Ma che ne sai tu? È arrivata la sera! E poi non si è mosso affatto. Ma ti dico che sta risalendo. Ma perché non mi rispondete? È che non vorremmo raccontarle una balla. È sera, signore. Siamo giunti alla sera. Il mio amico qua vorrebbe farmi credere il contrario, che devo confidare che per un attimo mi sono lasciato influenzare. Ma non per nulla ho attraversato il corso di questa lunghissima giornata e le posso assicurare che è arrivata alla fine del suo repertorio. A parte questo, come si sente? Dovremmo tenerlo ancora su. Ma per chi ci ha preso? Per delle cariatidi. Lei ha detto che una volta ci vedeva benissimo. Abbiamo capito bene? Sì, è un bel giorno mi sono svegliato. Cieco come il destino. I ciechi non hanno la nozione del tempo. E non vedono neanche le cose del tempo. Che strano.
Io avrei giurato il contrario. Io me ne vado. Dove siamo? Non lo so. Non è per caso questa la località chiamata il palco? Non conosco. A che cosa assomiglia questo posto? Non si può descriverlo, non assomiglia a niente, non c'è niente. C'è l'albero! Allora non è il palco! Il palco, capirai che gran divertimento. Dov'è il mio facchino? È là. E perché non mi risponde quando lo chiamo? Non lo so, sembra addormentato. Forse è morto. Perché che cosa è successo esattamente? Esattamente siete caduti tutti e due. Andate a vedere se per caso non si sia ferito. Ma non possiamo mica lasciarla. Non c'è bisogno che mi teniate in due. Va tu. Ah sì, meglio il suo amico. Puzza talmente. Va a svegliarlo. Io, dopo quello che mi ha fatto... Mai e poi mai. Ah, finalmente ti ricordi che ti ha fatto qualcosa? Non mi ricordo niente di niente, sei tu che me l'hai detto. È vero, il mio amico ha paura. Ma non c'è niente da temere. Che cosa aspetta? Che aspetti? Aspetto Codò. Come le ho detto, il mio amico ha paura perché ieri il suo facchino lo ha aggredito mentre lui voleva solo asciugargli le lacrime. Non bisogna mai trattarle troppo gentilmente, quelle creature. Non lo sopportano. Vedi, non c'è da aver paura. Potrei approfittarne per vendicarmi. Sì, sì. No, e se si difende? Non si difende mai. Volerò in tuo aiuto. Non perdermi mai di vista. Controlla che sia vivo. È inutile picchiarlo, se è morto. Respira. E allora sotto. Ai, porco! Cosa è successo? Il mio amico si è fatto male. E Lucky? Ah, allora è proprio lui. Come? È proprio Lucky. Non capisco. E lei è Pozzo. Ma si capisce che sono Pozzo. Quelli di ieri. Ieri? Ma non si ricorda, ci siamo visti. Io non ricordo di aver incontrato nessuno ieri. E domani non ricorderò di aver incontrato nessuno ieri. Sicché non rivolgetevi a me per queste informazioni. E poi basta con questa storia! In piedi! Ma lei ci ha parlato! Lui ha pensato, ha ballato! E lei ci vedeva benissimo. Se le fa piacere. E adesso mi lasci, per favore! In piedi! Si è alzato. Ah, meno male. Dove andate? Che ne so. Com'è cambiato lei? Chapeau. Frusta! Corda! Cosa c'è nel sacco? Sabbia. Avanti! No, non partite! Un momento! Io? Un momento. Oh, ma che cosa è successo? È caduto! Vada a tirarlo su prima che si riaddormenti! Ma lei non cadrà se la lascio! No, credo di no! Alzati, porco! Si sta alzando. Meno male. Avanti! Non perdi! Io parlo! No! Che succede se cadete in un posto dove non c'è nessuno ad aiutarvi? Aspettiamo di rialzarci da soli. E poi ripartiamo. Prima di partire, gli dica di suonare. A chi? A Lucky. Suonare? Parlare, recitare. Ma se è muto. Muto? Precisamente. Non riesce neanche a gemere. Muto? E da quando? E finitela con queste storie di tempo. È grottesco. Quando? Quando? Un giorno! Non mi basta!
un giorno come tutti gli altri. Lui è diventato muto, un giorno io sono diventato cieco, un giorno diventeremo sordi. Un giorno siamo nati, un giorno moriremo. Lo stesso giorno, lo stesso istante, non vi basta? Partoriscono a cavallo di una tomba. Il giorno splende un istante ed è subito notte. Avanti! 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 Perché non mi lasci mai dormire? Mi sentivo solo. Sognavo che ero felice. Intanto il tempo è passato. Sognavo che ero... Sei zitto. Ma mi sto domandando se è veramente cieco. Chi? Può un vero cieco dire che non ha la nozione del tempo? Chi? Posso. È cieco. L'ha detto lui. E allora? Mi è sembrato che ci vedesse. Ma te lo sei sognato. Andiamo via. Non si può, è vero. Sei sicuro che non fosse lui? Chi? Godot. Ma chi? Pozzo! Ma no! Ma no! Ma no! Potrei anche alzarmi! Aia! Vedi i miei piedi! Ho forse dormito mentre gli altri soffrivano. Sto forse dormendo in questo momento. E domani, quando mi sembrerà di svegliarmi, che dirò di questa giornata? Che con il mio estragone, in questo luogo, fino a notte, ho aspettato Godot? Che Pozzo è passato di qui con il suo facchino e ci ha parlato, certamente. Ma in tutto questo, quanto ci sarà di vero? Lui non saprà niente. Parlerà dei calci che si è preso. E io gli darò una carota. A cavallo di una tomba la nascita è difficile. Dal fondo della fossa il becchino maneggia pensosamente i suoi ferri. Abbiamo il tempo di invecchiare. L'aria risuona delle nostre grida. L'abitudine è una grande sordina. Anche per me c'è un altro che mi sta a guardare pensando. Dorme, non sa niente. Lasciamolo dormire. Non posso andare avanti.
signor Alberto? Ce ne siamo. Non mi riconosci? No, signore. Non sei venuto ieri? No, signore. È la prima volta che vieni? Sì, signore. Il signor Godot non verrà stasera? No, signore. Ma verrà domani? Sì, signore. Sicuramente. Sì, signore. Per la strada non hai visto nessuno? No, signore. Due uomini? Non ho visto nessuno, signore. Che mestiere fa il signor Godot? Mi hai sentito? Sì, signore. E allora? Non fa niente, signore. Come sta tuo fratello? È malato, signore. Allora, forse è lui che è venuto ieri. Non lo so, signore. Ha la barba, il signor Godot? Sì, signore. È bionda o nera? Mi pare che sia bianca, signore. Oh, misericordia. Ma che devo dire al signor Godot, signore? Gli direi che mi hai visto e che mi hai visto. Di un po', tu sei sicuro di avermi visto, vero? Non è che domani verrai a dirmi che non mi hai visto? Cos'hai? Niente. Io me ne vado. Anche io. È tanto che ho dormito? Non lo so. E dove andiamo? Non lontano. No, no, andiamocene lontano. Non si può. Perché? Dobbiamo tornare domani. A far cosa? Ad aspettare Godot. Ah, già, è vero. Non è venuto. No. Ormai è troppo tardi, eh? Sì, è notte. E se lo lasciassimo perdere, eh? Se lo lasciassimo perdere... Ci punirebbe! Solo l'albero vive. Che cos'è? L'albero! Sì, ma che genere? Un salice. Andiamo a vedere. E se ci impiccassimo? Con cosa? Non hai un pezzo di corda? No. Allora non si può. Andiamocene. Aspetta! C'è la mia cintura. Ma è troppo corta. Mi tirerei per le gambe. Le mie chi le tirerà? Già, è vero. Ma fa vedere lo stesso. In teoria dovrebbe funzionare. Ma resisterà? Prova a tira. No, non vale niente. Hai detto che dobbiamo tornare domani? Sì. Allora ci procureremo una buona corda. Giusto. Didì? Sì. Io non ce la faccio più ad andare avanti così. Sono cose che si dicono. Se provassimo
a lasciarci? Forse le cose andrebbero meglio. Ci impiccheremo domani, a meno che non venga Godò. E se viene? Saremo salvati. Allora andiamo. I pantaloni. Come? I pantaloni. Vuoi i miei pantaloni? Tirati su i pantaloni. Ah già, è vero. Allora andiamo. Andiamo.